Benvenuti da Mag21 nella presentazione dell'ultimo corso che ho preparato per V-Ray Next. Stiamo parlando dei corsi volume 8 e volume 9, che sono questi due corsi. Infatti questo bundle, quindi questa coppia di corsi che io ho chiamato, si chiama V-Ray Next Materiali volume 8 e 9 per 3ds Max. All'interno abbiamo i materiali 1 e materiali 2, sono 63 lezioni, circa 7 ore, dove parleremo dell'ultima release di 3ds Max, che però è compatibile anche ad esempio con la 2016, perché io vi ho legato anche i file di 3ds Max 2016-2019. Vedremo come si comporta V-Ray con il suo materiale base, che è il V-Ray Materials, e poi altre tipologie di materiali, come i materiali per quanto riguarda lo scattering fast, materiali blend, materiali bump, delle mappe ed altre cose. Poi vedremo delle librerie all'interno di questo corso. Nel mio sito io ho un piano di studio che trovate sia direttamente qua all'interno di Rendering V-Ray, e sia all'interno della home page. Ci sono tutta una serie di piani di studio, piani di studio animazione, mapping, ad esempio corona, V-Ray, in ordine cronologico. Poi sono pubblicati i corsi. Qui ad esempio materiali è il corso in bundle che appunto vi stavo spiegando. Nella pagina per quanto riguarda i V-Ray Next Materials trovate delle lezioni di esempio, che sono quelle contenute nei corsi: una lezione la 14, la 22, la 41, e qui sotto ci sono due file PDF da consultare, con qui tutte le lezioni che sono allegate. Questo perché ad esempio in CZ Trader non si possono allegare file da scaricare, quindi ve li consultate lì se volete vedere cosa c'è dentro. Detto questo, all'interno di 3ds Max avremo molte scene. Qui abbiamo circa una 31-32 file, e abbiamo i file di 3ds Max 2016, cosa importante, nel virtual frame buffer nella cartella ci sono 230 rendering con i loro corrispettivi anche render element, che sono la parte importante, perché quando io vado a fare una lezione e andrò a spiegare ad esempio la struttura di un determinato materiale, che può essere questo per quanto riguarda le texture, la struttura per quanto riguarda ad esempio il bump, la traslucenza, il brush e così via, avrò la possibilità di rifare le lezioni oppure avere già il render pronto. Infatti insieme noi andremo a studiare tutta la struttura del materiale, voi rifarete render insieme a me. Chi magari non ha delle macchine molto performanti eccetera e vuole risparmiare tempo, dovrà soltanto andare a selezionare la cartella dei rendering dove sono contenuti, che visualizzerò in ogni inizio delle lezioni. E ad esempio in questa cartella, che è la cartella per quanto riguarda la riflessione delle texture, ci sono tutta una serie di render già pronti. Qua ci sono tutti gli elementi del virtual frame buffer che noi andremo a selezionare insieme, e in tutti i rendering che noi faremo partiremo da un file neutro e poi cominceremo a studiare come si gestisce ad esempio la riflessione, i fall off, determinati tipi di fall off, la colorazione ad esempio qua per quanto riguarda la riflessione. Poi si comincia a introdurre le texture e si crea un oggetto sempre più complesso e più realistico. Questo avviene su tutti gli elementi che andremo a studiare insieme, quindi se vi consultate i file PDF avrete una idea di quello che faremo insieme. Ed prevalentemente lavoreremo in GPU Next, quindi all'interno dei render che io utilizzerò avrò un processore come questo AMD 1800X
e due GTX che non sono recenti ma mi velocizzano di parecchio il render, perché come avete visto quando io l'ho lanciato è andato abbastanza veloce. Apriamo un'altra scena insieme, ad esempio qui abbiamo le riflessioni open. Anche qua parleremo di riflessioni per quanto riguarda i materiali. Noi sappiamo che le riflessioni da calcolare solitamente sono un pochino più onerose, però come vedete nel render già che sto facendo con CPU e GPU siamo già abbastanza, come dire, veloci. Poi chiaramente se vogliamo delle qualità più alte nessuno ci vieta di aumentare di più le tempistiche per quanto riguarda il render, però nello studio vedete del materiale è già pronto. Anche qua che cosa farò? Andrò a vedere la mia history setting prima di iniziare tutta questa storia per quanto riguarda ad esempio le rifrazioni, ed avremo tutta la storia per quanto riguarda le trasparenze. Cominceremo a vedere come si gestiscono le trasparenze, come si inseriscono le colorazioni, texture per quanto riguarda le trasparenze, trasparenze semplici oppure più complesse, perché anche qua ci sono delle trasparenze che come dire sono più semplici, alcune tengono in conto invece anche lo spessore del materiale come avviene in tutti i motori di rendering, e vi farò delle lezioni che vi spiegano appunto la differenza. Qua infatti si vede un oggetto che ha un certo tipo di trasparenza e qua invece no, il materiale è lo stesso. Quello che vi direi prendere in considerazione in questo caso è un materiale che fisicamente tiene in considerazione questo aspetto. Ci sono tante cose che faremo diciamo chiaramente all'interno del render ed nella presentazione. Chiaramente è difficile mostrarle tutte. Questo è un materiale convincente che si chiama Dual Side, il materiale che viene utilizzato per oggetti che sono senza spessore e mi dà la possibilità di vedere un colore nella parte frontale e un colore nella parte invece posteriore del materiale, che qua studieremo come si fanno ed come si inseriscono anche le texture su queste tipologie di materiali. Quindi vi aspetto per questo nuovo corso per quanto riguarda i materiali di V-Ray Next. Vi ricordo poi sempre che in relazione al discorso dei materiali di V-Ray Next non andrò in questo corso a rifare le stesse lezioni che vi ho mostrato nella versione upgrade. Nel corso upgrade ci sono già le novità per i materiali, ad esempio per i capelli, quindi non andremo a riparlare dei capelli, perché se volete studiarvi questa parte diciamo delle novità in Hair and Phenomenals ad esempio, le troverete lì le lezioni. Ok, io vi ringrazio come sempre, vi aspetto per questo nuovo corso in bundles per V-Ray Next e i materiali volume 1 e volume 2. Saluti da Mac21.